Buongiorno, bentrovati. In Istat eh, lavoro al coordinamento del CISTAN, quindi sta a me aprire la conversazione. Una breve introduzione e poi lascio immediatamente la parola ai tre intervistati. Abbiamo con noi Giorgia Simeoni, quality manager dell'Istat, Gianni Dugheri, responsabile della posizione organizzativa statistica e toponomastica del comune di Firenze e Lorenzo Maraviglia, responsabile dell'ufficio di statistica della provincia di Lucca. Esponenti del territorio, quindi, ma su questo torneremo a strettissimo giro: è un punto notale che merita più di un inciso. Prima due parole, due di contesto: è in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo recente assenso del ministro Brunetta, recentissimo, l'11 novembre, la direttiva Comstat per la seconda edizione del Codice Italiano per la Qualità delle Statistiche Ufficiali, che va a sostituire la prima edizione ex direttiva numero 10 del 2010. Il codice è uno strumento di autoregolamentazione a supporto del miglioramento della qualità delle statistiche prodotte e diffuse. I destinatari sono i soggetti del SISTAN, tranne Istat e le 14 ONA che seguono direttamente il Code of Practice, il codice delle statistiche europee, di cui il nostro codice, il codice italiano, è una calibrazione nazionale adattata, calata ovviamente sulle nostre specificità, sul nostro sistema. Perché siamo qui? Quando abbiamo incassato il, pa il parere favorevole di Cogis il 12 maggio scorso, la Commissione, la Cogis, ha suggerito esplicitamente che Istat accompagnasse il codice, questa seconda edizione, con linee guida interpretative per agevolarne la implementazione. In seguito Comstat il, a luglio, il 20 luglio e Funzione Pubblica adesso a novembre hanno ribadito questa esigenza, ma del resto noi in Istat... Eh, c'era già consapevolezza di questo di questa criticità che fosse necessario rendere fruibile il codice. Come farle queste linee guida? Qualsiasi framework de della qualità che sia quello di Nazioni Unite di Fondo Monetario e degli Eurostat, sto citando i tre più importanti a livello internazionale ha natura gerarchica in tre livelli si va dal generale al particolare il principio astratto il criterio chiarisce, il metodo implementa. Nel codice italiano abbiamo 16 principi al primo livello al secondo 61 criteri. E i metodi ancora non ci sono. Le linee guida sono proprio la definizione di questo terzo livello della gerarchia. Ci mettiamo a specchio con gli approcci internazionali. Questo terzo livello fornirà indicazioni utili, si spera, nel senso tangibili, applicabili concretamente per andare a incrementare la qualità del dato. Da 61 criteri si passerà a, non so, 250, 300 metodi, vedremo. Il lavoro da fare è tanto, quindi, ma il punto sostanziale è un altro, è il vincolo che ci siamo posti su come operare. In questo terzo livello Eurostat eh, specifica 439 metodi, metodi destinati agli istituti nazionali di statistica leona europei. Sarebbe stato da parte nostra semplice, direi, fare una selezione, una cernita mirata di e dire x di questi 439 metodi sono quelli che si applicano, anche sono i metodi, le raccomandazioni, le buone pratiche che si applicano anche al a tutta la galassia Sistano 99. Sarebbe stato semplice, ma mh, molto probabilmente non sarebbe rimasto che un esercizio sterile. Certamente la letteratura internazionale è il fondamento da cui muovere, questo è pacifico. Ma non vogliamo che le linee guida calino dall'alto, ci è sembrato doveroso prima che opportuno chiedere un parere, anzi un contributo vero e proprio a chi lavora sul campo e la statistica, la funzione statistica la vive tutti i giorni. Gianni e Lorenzo da Firenze e da Lucca sono qui con noi proprio per questo perché hanno letto una prima bozza e ci hanno fatto aggiungere le loro osservazioni. Via via che il documento si aggiusta e si raffina, il codice diventa più concreto e utilizzabile. Il timer corre, quindi coinvolgerei conv i colleghi. Chi vi parla, così come Giorgia Simeoni, fa parte della ristretta, sottolineo, eh, squadra che in Istat si, eh, si sta occupando della redazione delle linee guida, di questo qualche centinaio di metodi, in materia di processo statistico, output prodotto statistico e contesto istituzionale nel quale il produttore di statistica l'ente opera. Chiedo quindi di farci comprendere dalla vostra prospettiva quale quanta utilità abbia questo documento, le linee guida e quindi il codice sottostante nel favorire la qualità del dato. Partirei da Istat, quindi da Giorgia Simeoni, anche perché così il nostro quality manager può meglio circostanziare la mia introduzione. Prego Giorgia. Grazie Andrea e eh, ovviamente non posso che dire che eh, queste linee guida saranno di grandissima utilità per la qualità delle statistiche prodotte però devo sostanziare questa mia affermazione e eh, intendo partire un po fare un passo indietro eh, dall'obiettivo che ha eh, il codice italiano così come eh, i, il codice europeo e anche gli altri quality assurance framework eh, a livello internazionale l'obiettivo è quello di migliorare di incrementare il livello di fiducia degli utenti nella uh, statistica prodotta uh, ufficiale, uh, dando indicazioni sullo sviluppo, produzione e diffusione della statistica e quindi di produrre una statistica di elevata qualità. Eh, ovviamente, questo eh, non è qualcosa che si fa da un giorno all'altro, è un processo lungo eh, di miglioramento continuo e io vorrei dire anche graduale, un passetto alla volta. Eh, questo percorso, però, il SISTA non lo comincia oggi, il codice eh, che abbiamo, eh, di cui è stata appena fatta, è stata fatta l'approvazione è eh, la seconda edizione del codice che già è stato approvato nel 2010. Eh, come altro esempio di, eh, di, di, di Importante nel percorso, uh, cito le linee guida sulla qualità de delle statistiche prodotte dal Sistema Statistico Nazionale. Una guida metodologica per le diverse fasi del processo uh, di produzione statistica per produrre output uh, di qualità le trovate sul sito dell'ISTAT uh, dal 2018, appunto. Uh, però sicuramente se c'è un percorso c'è anche da dire che uh, recentemente c'è stato uh, sicuramente un rinnovo dell'impegno uh, sulla qualità a livello del SISTAN con questa uh, approvazione del codice italiano del nuovo codice italiano e uh, questo va parallelamente anche con un rinnovato impegno a livello dell'Istat. Infatti ad ottobre è stato anche approvato uh, la, la nuova politica per la qualità della produzione statistica dell'Istat che include una sezione dedicata proprio al coordinamento della qualità nel sistema eh, e questo ci dà anche lo spunto per cominciare a delineare il percorso da compiere quindi la roadmap da compiere in ambito del sistema statistico nazionale eh, sicuramente eh, le, il codice rappresenta un primo strumento e un primo passo eh, il um, Uh, le linee guida che stiamo scrivendo uh, rappresentano un uh, secondo passo, un secondo strumento. Una volta disponibili queste dovranno um... Essere, eh, diciamo, la loro conoscenza dovrà essere diffusa agli enti del sistema. Quindi si sta pensando a, a eventi formativi e informativi, a workshop, seminari che possono essere organizzati dall'Istat, ma anche a livello territoriale. Eh, una volta che eh, questi strumenti, questi eventi di capacity development, saranno effettuati e quindi ci sarà uno sviluppo della, della cultura statistica sulla qualità si potrà procedere per la fase successiva che è quella della valutazione questo non deve spaventare ci dobbiamo, dobbiamo capire a che punto siamo nell'implementazione del codice e entrare se possibile in un circolo virtuoso di miglioramento continuo un po come già avviene per il codice europeo il sistema delle peer review noi siamo al terzo ciclo di peer review Ogni uh, circa cinque anni uh, veniamo valutati rispetto all'aderenza del codice delle statistiche europee. Uh, uh, Identifichiamo delle lezioni di miglioramento, le implementiamo e al, al round successivo ci troviamo con un livello di qualità migliore. Quindi sicuramente uh, questo circolo virtuoso di miglioramento continuo è da uh, promuovere. E così concludo. Eh, grazie Giorgio, adesso ehm, lasciamo la parola a Gianni Dugheri dal Comune di Firenze. Grazie Giorgio. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie Andrea per questa opportunità. Eh, Andando subito nel tema, eh, insomma io lavoro all'ufficio comunale di statistica da oltre, ormai oltre vent'anni e eh, devo dire però che in questi 20 anni il lavoro degli uffici comunali di statistica è cambiato è cambiato moltissimo. E, se 20 anni fa facevamo quasi esclusivamente eh, ci occupavamo quasi esclusivamente della eh, degli obblighi del programma statistico nazionale, progressivamente abbiamo la parte di eh lavoro nostro che serve per aiutare il i nostri amministratori a, a prendere decisioni più informate è cresciuta, per cui sempre più ci troviamo uh, a fare attività statistica per soddisfare i nostri clienti utenti, meglio interni e, e anche comunque anche esterni. Spesso questo lo facciamo sia uh, utilizzando dati provenienti in ambito System che uh, nel tempo sono anche uh, aumentati. Sono anche dati a livello locale notevoli che, che prima non avevamo, mentre, e, 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 ma anche molte sono le indagini che, che svolgiamo, soprattutto ultimamente, quelle di customer satisfaction che insomma, hanno preso sempre più campo a livello locale. Detto tutto questo, perché eh, come strumento il codice eh, è uno strumento molto utile per qualificare meglio il nostro lavoro poter dire ai nostri utenti, ai nostri stakeholder che noi applichiamo i principi del codice, eh, è, qualifica la nostra attività, la, la rende più trasparente, fa aumentare, o almeno speriamo faccia aumentare, eh, la fiducia dei nostri, dei nostri interlocutori. Eh, certo, eh, questa è un'arma che A volte eh, ci può anche un pochino torcersi contro, perché ovviamente il codice le, i principi del codice si aprono sempre, eh, si aprono quando i risultati sono favorevoli, ma deve assolutamente far a, a essere applicato anche quando i risultati, i, i, i risultati sono apparentemente un po, meno, un po' meno favorevoli. Ci vuole una crescita culturale in questo senso nella cultura della misurazione, eh, per tutti. Eh, per, cominciare dagli uffici di statistica ma anche diciamo, i nostri, eh, i nostri interlocutori. Eh, in questo senso ovviamente le linee guida ci aiuteranno meglio a applicare eh, i principi del codice nella, vita, nella quotidiana, eh, nella nostra attività quotidiana. Insomma. Ecco. Eh, direi che posso lasciare la parola a, a Lorenzo. Allora, eh, buongiorno, eh, grazie a tutti. Io mi chiamo Lorenzo Maraviglia, lavoro in ufficio di statistica di un ente locale, una provincia. Allora io mh, sottoscrivo pienamente tutto quello che ha detto Gianni e non potrebbe essere altrimenti perché fondamentalmente facciamo lo stesso lavoro, ci misuriamo con le stesse problematiche. Ecco, vorrei riprendere qualcosa e provare a eh, sviluppare, a dire qualcosa, mh, qualcosa di più. Allora io non credo che, eh, che la statistica ufficiale sia un fine in sé. Io credo che le statistiche ufficiali siano un tassello, una componente all'interno di un processo che, è, che ha come obiettivo la produzione della conoscenza. Ecco, quindi dentro a questo processo ciascuno di noi deve starci in base alle proprie specificità. Il tema della qualità è un riferimento sicuramente importante, certo dobbiamo ben, per poter... Ehm, parlare di qualità e soprattutto di fiducia dei nostri utenti dobbiamo avere ben chiaro chi sono i nostri utenti, come ha evidenziato Gianni. I nostri utenti sono in primo luogo gli amministratori degli enti in cui lavoriamo. E guardate, questi sono enti che sono chiamati a prendere decisioni delicatissime in temi importanti. Ehm, per quanto riguarda le province, ad esempio, temi come la programmazione scolastica come la programmazione del trasporto pubblico locale, come eh, la mobilità, cioè tutte problematiche che eh, implicano una dimensione complessa, una dimensione, eh, una dimensione di rete. Allora, in questo contesto io credo che ci siano due aspetti eh, in base ai quali deve essere declinato il riferimento alla qualità. Il primo riguarda... La, eh, il livello di, des, di disaggregazione territoriale e di tempestività delle, delle statistiche ufficiali, cioè perché per noi questi aspetti sono, sono fondamentali. Noi non possiamo chiedere fiducia ai nostri eh, utenti, ai nostri amministratori. Eh, unicamente eh, esibendo la, la correttezza di un processo di produzione del dato, possiamo ottenere fiducia nella misura in cui gli diamo ciò di cui hanno bisogno e ciò di cui hanno bisogno è un'informazione eh, disaggregata e tempestiva. Quindi questo è un primo aspetto importante che chiama in causa l'intero sistema statistico nazionale. Il secondo aspetto importante riguarda eh, le competenze di chi fa statistica all'interno degli enti eh, locali, un tema che è toccato dal, che è affrontato dal codice, ma che è veramente molto importante. Perché eh, molte delle persone che lavorano negli uffici di statistica sono un personale amministrativo che in qualche modo eh, svolge anche questa funzione ulteriore di tipo legata alla statistica. Beh, questo oggi non è più possibile perché. Fare statistica, come ha sottolineato Gianni, significa sempre di più fornire conoscenze relative a un territorio. I dati, i dati relativi al territorio non sono di per sé autoevidenti, assolutamente, perché i nostri territori sono immersi in processi molto più ampi. Per poter dare un'interpretazione di questo tipo eh, occorre investire nel capitale umano che lavora negli, enti, negli uffici di statistica degli enti locali. Grazie, grazie Lorenzo. Eh, un, un paio di cose. La prima cosa è eh, nota di colore, insomma sono commosso che siamo nei tempi, non ci avrei mai sperato. E la seconda invece, ascoltandovi, sono sempre più convinto della nostra, della bontà di avervi, di aver chiamato voi colleghi del territorio a partecipare a questa, a questa conversazione, perché veramente gli spunti di riflessione sono numerosi ma eh, per non ritardare per non perdere tempo in vano tornerei su questo in chiusura meglio procedere insomma su questo con questo nostro ritmo serrato con un secondo round di domande e andrei su, sull'operativo stretto cioè mi piacerebbe che chi è in visione inquadrasse meglio cosa stiamo facendo per Facilitare la produzione continuata e, e coordinata e proficua di dati di interesse locale e nazionale, più o meno citato testualmente quello che ha detto la Cogis nel parere favorevole al codice. Ecco quindi vi chiedo: scrivendo lato Giorgia, leggendo, revisionando le linee guida, lato Gianni Lorenzo, quali sono i punti di attenzione su cui sentite debba essere posta particolare cura? Cautela, anche interesse. Modificherei l'ordine del primo giro per dare un attimo di movimento e iniziare con Gianni, poi Lorenzo e a chiudere con Giorgia. Prego, Gianni. Sì, allora, eh, dal l'osservazione delle, delle, delle linee guida, eh, quello che eh, diciamo, mi piacerebbe fosse eh, evidenziato eh, rispondere a un'esigenza. Eh, L'esigenza è questa che ora vi, vi, vi esprimo. Eh, lo watch, rafforzo anche, in questo senso, le cose che diceva prima Lorenzo sulla professionalità del personale dell'ufficio e anche in particolare sul ruolo del responsabile degli uffici, non solo, anche sul come l'ufficio viene incardinato all'interno delle, de, delle strutture organizzative dei vari enti. Eh, è necessario che l'ufficio eh, che assolve la funzione statistica debba eh, essere l'ufficio che lavora. In via praticamente esclusiva sulla statistica e non, faccio, non veda la funzione statistica solo come una funzione residuale che magari viene fatta insieme ad altri compiti. Questo è un rischio, eh, cioè è una realtà in molti casi negli enti locali e anche per gli enti locali per i quali non è una realtà, il rischio di finirci in questa realtà è purtroppo non, non basso. Eh, L'autonomia, la eh, l'autorevolezza. Eh, di un ufficio di un ufficio di statistica lo si la si ottiene eh, sia con la eh, garantendo la produzione della la loro della loro eh, prodotto, insomma, delle cose che, che fanno, dei, di quello che riescono a produrre come indagini, rilevazioni, analisi e lo si fa anche però mettendo a disposizione anche mettendo a disposizione un'organizzazione per quale è previsto che ci sia oh, un responsabile che invia ehm, che sia dedicato alla, alla funzione. Ecco. Per questo, in questo senso eh, vorrei che le linee guida eh, rafforzassero questo principio che per carità è già presente nel 322, è già presente nelle direttive Comstat, ma che eh, ahimè viene eh, spesso disatteso. Eh, faccio mio le, le considerazioni di Lorenzo circa la professionalità. Gli uffici nessuno si sognerebbe eh, di mettere un, uno statistico a fare a progettare un ponte, vedo perché si debba eh, fare all'incontrario, cioè nel senso eh, mettere chi ha altre professionalità a mh, progettare, realizzare rilevazioni, rilevazioni statistiche. Queste sono cose che capitano eh, sempre sempre insomma è, è anche questa è una realtà che non ci dobbiamo eh, su cui non ci dobbiamo che non dobbiamo nascondere per poterla affrontare e vedere il modo di eh, di affrontarla eh, diciamo questi sarebbero i punti che io desideravo evidenziare per cui rendo restituisco la parola a andrea grazie Gianni allora subito da uh, subito da Lorenzo sì grazie eh, grazie io vorrei portare due spunti di, di riflessione. Allora, noi, noi stiamo, stiamo riscrivendo il, il codice della statistica. Ecco, io avverto il, il, un po' il rischio di non essere del tutto al passo con, con i tempi. Allora, il codice della statistica, io credo, dovrebbe, dovrebbe essere aperto Verso, um, verso il futuro. E, um, allora, io, non, io credo che sia impossibile non tener conto di quello che eh, sta succedendo, dell'enorme sviluppo eh, che hanno avuto le tecniche di analisi spaziale e territoriale, le tecniche GIS e così via, l'enorme sviluppo che hanno avuto gli strumenti di intelligenza artificiale, ehm, lo sviluppo dei nuovi linguaggi di programmazione. Ehm, aperti che consentono di eh, eh, potenziare tantissimo la realizzazione di analisi statistiche e di mettere in connessione la statistica con altri, ehm, con altri temi, con altri linguaggi, tutta la rivoluzione legata all'open source, agli open data. Eh, Ecco, io credo che questo, questi siano aspetti che il codice di statistica non può ignorare. Ecco, invece un rischio che io percepisco leggendo appunto la bozza del codice è un, un po' un, uh, un rischio di autoreferenzialità, come se la statistica fosse qualcosa di completo, chiuso in sé, io non lo credo. Io credo in questo, che in questo momento la statistica necessariamente debba confrontarsi con questi altri aspetti, con queste altre aree e qualcosa di questo, secondo me, deve. Eh, filtrare all'interno del codice che stiamo scrivendo. Il secondo aspetto che volevo portare all'attenzione è un aspetto che io ho particolarmente eh, chiaro. Allora, io, mh, come ho detto, noi lavoriamo negli enti locali e dobbiamo portare la specificità del punto di vista eh, territoriale e locale. Allora, io credo però che ci siamo rischi. Il rischio è quello di eh, portarsi dietro questa etichetta locale territoriale in un modo un po' antico e un po' riduttivo, cioè eh, oggi le realtà locali comunque stanno dentro, all'interno di processi eh, sovralocali che le trascendono e anche dal punto di vista del, della produzione di conoscenze e di dati su un territorio, beh, questo aspetto è un aspetto che non si può, eh, non si può trascurare. Allora, io eh, credo, ad esempio, che eh, non sia possibile limitare l'accesso, ad esempio, per quanto riguarda l'accesso ai dati elementari, che è un punto fondamentale, eh, proprio per questi motivi non può essere limitato ai microdati dei nostri territori. Noi abbiamo bisogno di. Ehm, conoscere cose, di acquisire dati, di analizzare dati relativi a un contesto molto, molto più ampio. Ecco, quindi da questo punto di vista io credo che il laboratorio dovrebbe cercare di porsi il problema della creazione di spazi anche virtuali dove i, i dati elementari possano essere eh, visionati, utilizzati, analizzati ma senza la... Eh, riduzione di steccati territoriali che poi sono steccati amministrativi non hanno nulla a che vedere con la conoscenza la conoscenza ha a che vedere con i processi e i processi trascendono i confini dei nostri territori credo di essere stato anch'io nel tempo perfetto perfetto direi vai Giorgia e eh, grazie eh, allora io Porto il punto di vista di chi eh, sta eh, predisponendo queste linee guida e, e devo ammettere che eh, dal nostro punto di vista forse le maggiori difficoltà sono state dovute anche eh, al mh, soprattutto all'eterogeneità degli enti locali, degli enti che devono eh, eh, diciamo, a cui sono indirizzate queste linee guida. Eh, infatti è stato chiaro da subito che eh, le linee guida, i metodi andavano. Uh, diciamo uh, differenziati per tipologia degli enti, ma uh, come classificare gli enti, quale criterio usare uh, per differenziarli, non era così chiaro. All'inizio abbiamo pensato alla tradizionale divisione sulla competenza territoriale, quindi nazionale, locale e regionale, e anche, insomma, sorrido perché mi riferisco un po' a quello che diceva uh, Lorenza. E anche abbiamo pensato al contributo o meno al PSN. Eh, abbiamo anche pensato a alcune combinazioni di questi criteri che ci complicavano molto e non ci convincevano per niente. Eh, allora abbiamo capito che dovevamo capi conoscere meglio il tipo di attività statistica svolta in questi enti e abbiamo mh, analizzato i risultati dell'indagine EUP e abbiamo eh, identificato il criterio della presenza e essenza di. Eh, ehm, Attività autodiretta cioè se eh, l'ente indipendentemente dall'ambito territoriale dalla eh, mh, dalla contribuzione al psn comunque eh, svolge eh, una attività statistica sua propria come che può essere un'indagine ma anche un'analisi di dati prodotti dagli altri per produzione di conoscenza eh, oppure nel caso di assenza magari fa solamente delle attività eh, per conto di di stato di altri enti per esempio la raccolta dal punto di vista. E questo criterio ci convince di più, sembra funzionare, l'abbiamo condiviso anche con i colleghi che sono qui presenti e anche loro ci hanno confermato che eh, sembra funzionare. E, e questo mi porta al secondo punto di cui vi volevo parlare, la particolare cura che vorremmo porre nel predisporre le linee guida e insomma, eh, rilavorare sulla bozza e quindi concluderle, eh, è il discorso della condivisione e della collaborazione. Um, non vi nego che eh, quando abbiamo ricevuto i feedback de, de, dei colleghi eh, certe cose ci hanno spiazzato, dei metodi che noi eh, consideravamo applicabili mh, diciamo, quasi per default a tutti gli enti, eh, invece eh, c'è stato segnalato che ci sono delle difficoltà oggettive o comunque. Ehm, cioè da, da, da lavorarci sopra. Eh, altri metodi eh, invece sui quali noi avevamo particolare cautela perché eh, non volevamo forse chiedere troppo, ci è stato segnalato di, di rafforzarli eh, e, e anche magari di, di andare un po' oltre. Eh, questo eh, ci ha dato proprio eh, lo stimolo a, a continuare in questo spirito di condivisione e collaborazione, quindi sicuramente nel, da qui eh, a, a seguire continueremo a, a coinvolgere gli enti sempre di più e sicuramente a maggior ragione gli enti ter territoriali, locali perché abbiamo capito che gli anticentrali li conosciamo un pochino meglio uh, e quindi ringrazio ancora i colleghi della disponibilità ma <ride> dovremmo disturbarli ancora e con questo mi ridò la parola a Andrea sì, grazie, confermo, è una promessa, è una minaccia insieme. Posta conferenza continueremo a fare network e a chiedere ai colleghi se esistano osservazioni, integrazioni, suggerimenti, critiche, critiche, sì. Anche quella, ad esempio, eh, quella parte, Lorenzo si riferiva a quella parte paludata e autoreferenziale, quella l'ho quella... scritta io, quindi ci vediamo a Lucca prima o poi e a parte questo insomma tornando seri sappiamo che bisogna andare verso un superamento della 322 lo sappiamo se ne parla da la Dani e non ci torno le nostre linee guida non hanno la presunzione da fare da innesco per quello che diceva Gianni per eh, far crescere credibilità autorevolezza dell'ufficio dentro la propria amministrazione non da innesco, ma almeno un tassello che questo sforzo cooperativo che facciamo è tale che le esperienze nel sistema, e ce ne sono, ce ne sono, lo sottolineo, vengano messe a fattor comune per diventare regola, per procedere lungo quel percorso, quella roadmap che diceva Giorgia, incessante, magari lenta, ma incessante, volta al miglioramento continuo della qualità dell'offerta che noi produttori a vari livelli possiamo offrire al paese e con questo chiuderei penso siamo stati perfetti più o meno e, e ringrazio tutti voi per la partecipazione alla conversazione grazie davvero molto a tutti voi grazie, grazie a tutti.